Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata del Festival del Futuro. Benvenuti a voi che siete qua con noi e benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming. Benvenuto a Gianpaolo Lanfranchi che grazie, sarà Paola. il mio fidato compagno di viaggio per questi prossimi due giorni. Assolutamente, grazie Paola. Festival del futuro, il futuro è qui, il futuro è presente, sono le sfide che vogliamo affrontare insieme a voi. È bellissimo vedere tanti volti giovani quest'oggi coinvolti nel nostro progetto. E siccome vogliamo affrontare senza perdere tempo le sfide che ci attendono e che sono già la nostra quotidianità, direi: Paola, se sei d'accordo, di invitare sul palco il direttore scientifico del Festival, Enrico Sassun. Buongiorno. 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 buongiorno, buongiorno, mi sposto buongiorno un tutti. pochino di qua. Dicevamo che è bello vedere tanti Bellissimo. giovani molti giovani e molti diversamente giovani. Eh, sì, anche esattamente. Guardiamo Vedimi. al futuro, insomma, più o meno lungo che sia. Sasson cosa ci aspetta oggi in questa Allora, giornata? Oggi credo che sia una giornata veramente molto interessante, molto importante. Il concetto di fondo è quello della sostenibilità, è una parola un po' forse abusata oramai, ma è estremamente importante. Quindi avremo una prima sessione dedicata proprio, eh, tenete conto del fatto che questa, questo festival eh, si svolge un po' sotto la campana degli eventi che si svolgono, che si stanno verificando in, in Europa, quindi il conflitto eh, russo-ucraino. E quindi la prima cosa che dobbiamo andare a vedere è quali saranno le conseguenze, eh, purtroppo, e ci saranno anche a medio e lungo termine di questo conflitto su tante cose. Per esempio sulla lotta al cambiamento climatico, che è una delle cose più importanti che dobbiamo affrontare in questi nostri anni. E chiaramente tutti, credo, tutti i presenti sono preoccupati perché sentiamo. Eh, molti allarmi, no? addirittura gli scienziati dicono 10 anni prima che si verifichino degli effetti irreversibili sul clima, dobbiamo fare tante cose, c'è appena stata la COP27, quindi è veramente un argomento centrale. Eh, avremo un panel veramente eccezionale che eh, lo affronta di esperti di questa materia. Subito dopo, conseguente, c'è un'intervista, un una colloquio con Stefano Venier, vale a dire l'attuale capo, l'attuale amministratore delegato di SNAM, SNAM come sapete è gas, il gas è una delle cose più importanti in questo momento ma in generale anche come fonte di approvvigionamento energetico e il tema dell'energia è strettamente connesso al tema del cambiamento climatico, il cambiamento climatico richiede un cambiamento di paradigma energetico mondiale, no? da 250 anni di utilizzo della, delle energie fossili dobbiamo passare alle energie rinnovabili in pochissimi anni. E direi che è molto evidente che la sfida è colossale. Poi andremo su un tema molto più vi, sempre vicino al tema della sostenibilità, che è quello della sostenibilità sociale, perché anche questo è un elemento molto importante. Bisogna che in questi grandi cambiamenti si tenga sempre conto della gente, delle persone, ma soprattutto di quelle che magari non ce la fanno particolarmente. E questo sarà un altro keynote speech. Per finire poi la mattinata sul tema della finanza sostenibile. Vale a dire la finanza non può più ignorare. Se deve finanziare delle aziende, deve finanziare delle organizzazioni o anche degli stati, non può più fare finta no, che non succedano certe cose. Per cui se ci sono stati, aziende, organizzazioni che non hanno una politica, una strategia di sostenibilità, beh, insomma devono cambiare, queste cose devono cambiare e stanno già cambiando. E quindi noi vedremo in questo panel anche questa. Questa importantissima questione. Ecco, questa è la mattinata, pomeriggio dedicato per la tecnologia, ne parleremo più tardi. Prima di invitare l'ospite, volevo solo ricordare: il quarto anno del Festival del Futuro, che è stato ideato e organizzato da Harvard Business Review Italia sì. insieme ad Eccellenze di Impresa e il gruppo editoriale ATESIS. Assolutamente sì, chiaramente siamo qui ospiti vostri di ATESIS, sono tanti anni che facciamo. Questa iniziativa ogni anno cresce e cresce in dimensione. Pensate che l'anno scorso avevamo che c'era il lockdown e quindi non si poteva essere in presenza. Abbiamo avuto 300.000 persone che l'hanno seguito in streaming, e quindi credo che si, eh, si spieghi un po' da solo l'interesse per questo sguardo al futuro. I temi sono cruciali, ci riguardano tutti, quindi se sei d'accordo, Paola, andiamo a sederci in platea, ascoltiamo anche noi con grande curiosità. Sì, e io, io vi seguirò a breve, grazie, grazie a tutti. Allora, e, e io chiamerei sul palco Donato Speroni. Un applauso. Applauso, applauso. Eh, ecco, Donato Speroni. Donato, Donato, Donato Speroni, un giornalista credo noto a tutti quanti da moltissimo tempo. Non esageriamo, sì, esageriamo. Eh, Donato ha veramente una storia nel giornalismo, oggi è responsabile di Futura Network che eh, lui stesso spiegherà di cosa si tratta, in realtà ci lavoriamo anche insieme, e di ASVIS e eh, partner in ASVIS, l'Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile eh, che oramai ha diversi anni di vita ed è un altro punto di riferimento. Quindi un bellissimo panel di esperti che vi presenterà Donato stesso, quindi buon lavoro. Grazie Enrico, grazie innanzitutto a te per questo festival di cui tu sei veramente il protagonista. Dunque, noi dobbiamo parlare del cambiamento climatico, ma anche del rapporto fra il cambiamento climatico e il conflitto in corso. Cioè, il tema è, è come la zavorra del conflitto eh, pesa sugli impegni sul cambiamento climatico. E quindi, innanzitutto, io chiamo eh, i partecipanti a questa tavola rotonda. E quindi, innanzitutto, la professoressa Nadia Pinardi. Che è, docente, prego Nadia, che è docente di oceanografia all'Università di Bologna ed è anche responsabile, responsabile di un centro dell'ONU per la resilienza costiera, cioè praticamente per la difesa delle coste che come sapete sono minacciate dallo scioglimento dei ghiacciai e quindi dall'innalzamento dei mari. E, prego. Eh, il professor Andrea Tilke, che ha lavorato per tanti anni nella Commissione europea occupandosi di acqua e di cambiamento climatico, attualmente professore aggiunto alla Norwegian, al Norwegian University for Science and Technology e ha lavorato nel precedente governo col ministro Giovannini occupandosi appunto di impatto del cambiamento climatico sulle infrastrutture eh, di, de, de, delle città eh, e quindi diciamo ha una grande esperienza che ci sarà utile e poi a distanza eh, l'ingegnere eh, Antonio Federico, Tony Federico eh, che dovrebbe essere collegato, ciao Tony Col quale io lavoro da tempo perché lui è coordinatore del gruppo di lavoro 713, cioè sui goal 713 eh, dell'ONU. Adesso poi ne parleremo, e poi è responsabile del comitato tecnico scientifico della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Buongiorno Tony, ci senti? Eh, sì, sì, ciao. Don. Molto bene. Allora, questo è il secondo anno che io eh, faccio da. Moderatore diciamo, in una tavola rotonda eh, sul clima, eh, fatta in collaborazione con l'IPCC e con l'ASVIS. Eh, L'IPCC è l'International eh, eh, pa Panel on Climate Change. Intergovernmental. Ed è in intergovern intergovernmental, Come <ride> yes. è, eh, è importante, com importante differenziarlo Impor perché certo. ci sono tutti i governi che devono sapere che cosa succede sul clima. Praticamente è un insieme, è un panel di migliaia di scienziati che ci aggiornano sull'evoluzione della situazione del clima e sulle politiche necessarie. Quindi dobbiamo all'IPCC, se sappiamo qual è la traiettoria del cambiamento climatico e come ci si sta che il fatto che le cause sono antropiche, cioè che dipendono dalle emissioni provocate eh, provocate dall'uomo e co che cosa si sta facendo e cosa non si sta facendo e si dovrebbe fare eh, per fronteggiare appunto questa crisi. Eh, L'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nasce eh, nel 2016, cioè all'indomani dell'impegno eh, dell'Agenda 2030 dell'ONU, eh, visto che abbiamo un pubblico molto giovane eh, spendo qualche parola in più su questo che è eh, diciamo, l'impegno sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritti da 193 paesi nel settembre del 2015. E sono obiettivi che forse conoscete, che vanno eh, dalla lotta alla povertà, alla lotta al cambiamento climatico, alla, alla eh, salvaguardia della, della biosfera. Ma anche a obiettivi sociali, la tutela, diciamo, l'empowerment femminile, l'obiettivo 5. E in Italia, nel 2016, su iniziativa di Enrico Giovannini, nasce appunto questa alleanza che mette insieme le associazioni impegnate in Italia nel raggiungimento di uno o più di questi obiettivi. Quindi abbiamo per esempio fra gli aderenti eh, da un lato la Confindustria, ma anche la CGL, la CIS e la UIL. Abbiamo il, il WWF e abbiamo Save the Children. Allora la domanda è ma che cosa fanno queste associazioni così diverse tutte insieme? Forniscono degli esperti. Noi abbiamo un migliaio di esperti che lavorano con noi in una ventina di gruppi di lavoro, uno per ciascun goal dell'Agenda 2030, più alcuni, alcuni comitati trasversali, come per esempio la finanza, la cultura, i giovani. E praticamente eh, questi esperti elaborano delle proposte condivise eh, per fronteggiare, per, per raggiungere appunto gli obiettivi in Italia. Eh, queste proposte vengono poi portate dall'ASVIS alla politica. Eh, vi faccio un esempio di un'iniziativa che ha preso l'ASVIS eh, che ha avuto successo e che vi riguarda direttamente ed è il cambiamento dell'articolo 9 della Costituzione. La prima volta che vengono cambiati i principi fondamentali della Costituzione introducendo la tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle, delle future generazioni. Quindi la prima volta che si parla di ambiente nella Costituzione. Ed è la prima volta che si parla di tutela intergenerazionale, che per noi è un concetto fondamentale. Bene, questo diciamo è il quadro. E come vi dicevo, questo è il secondo anno che mi trovo eh, nell'ambito di questo festival a parlare di, eh, eh, appunto, di cambiamento climatico. Che cosa è cambiato dall'anno scorso? Beh, innanzitutto è chiaro che il primo cambiamento significativo è il conflitto, cioè l'invasione della Russia in Ucraina e tutte le conseguenze che ha provocato sia sul mercato energetico eh, che anche poi nei rapporti internazionali. E cioè è chiaro che tutte le politiche eh, che, per affrontare la crisi climatica comportano collaborazione tra i diversi governi. È chiaro che in una, in una situazione in cui c'è molta tensione a livello internazionale, questa collaborazione è più difficile. La seconda cosa, nuova, è la COP27, che si è tenuta a Sharm el-Sheikh. Ogni anno abbiamo una Conference of Parties, cioè una conferenza delle parti interessate che si riuniscono per discutere i progressi nella lotta al cambiamento climatico. E quest'anno, a Sharm, adesso poi ne parleremo, abbiamo avuto un bilancio positivo sotto alcuni aspetti ma deludente sotto altri. La mia impressione è che stiamo spostando man mano l'interesse dalla mitigazione all'adattamento. Che cosa vuol dire? Allora, la mitigazione vuol dire gli accordi che necessariamente devono essere internazionali per ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti eh, per evitare che eh, il clima cambi troppo. L'obiettivo che era stato posto eh, a Parigi nel 2015 era di contenere questo aumento in un grado e mezzo, siamo già a un grado e due rispetto all'epoca preindustriale e già vediamo quali sono le conseguenze in termini di cambiamenti meteorologici estremi, eccetera. E chiaramente eh, se non si riuscisse stiamo andando a un aumento che forse a fine secolo potrebbe essere anche, anche oltre i due gradi, con conseguenze molto gravi di desertificazione di alcune aree, adesso poi ne parleremo. Allora, quindi da un lato abbiamo le politiche di mitigazione, cioè di accordo fra i diversi paesi per raggiungere eh, questi obiettivi di... di eh, abbattimento. Tenete conto che la grossa crescita dei consumi di energia nei prossimi anni sarà nei paesi in via di sviluppo, che sono quelli che hanno bisogno per combattere la povertà, hanno bisogno di crescere e quindi di consumare più energia e allora questi paesi eh, devono essere aiutati a consumare energia pulita, però questi paesi dicono ma eh, voi paesi ricchi avete inquinato fino adesso e adesso ci chiedete di usare energie più costose. Quindi, chiaramente, c'è tutto un discorso eh, che, che riguarda come, eh, come suddividere quest'onere in prospettiva e anche come indennizzare i paesi che subiscono. Pensate, per esempio, ai paesi del Pacifico eh, con l'innalzamento dei mari, che, che le isole che rischiano di essere spazzate via. Eh, come indennizzare questi paesi eh, per i danni che hanno subito per emissioni che non hanno provocato loro? Quindi, è un tema grandissimo. Allora, da un lato abbiamo la mitigazione, dall'altro abbiamo l'adattamento, cioè alcune conseguenze già lo sappiamo, lo vediamo: eh, lo scioglimento dei, dei ghiacciai, i fenomeni meteorologici estremi, eccetera, eh, sono inevitabili, quindi è necessario che ci, ci siano delle politiche per adattarsi a questi, a questi cambiamenti. Eh, su queste politiche siamo indietro, sia a livello internazionale, ce lo dice appunto l'IPCC, sia anche a livello italiano. Pensate che era stata fatta una bozza di un piano di adattamento nel 2017-2018, ma non è mai stato discusso in sede politica, e quindi eh, c'è eh, una grande attenzione, man mano che, che andiamo avanti e che subiamo le conseguenze di questo cambiamento, anche sull'adattamento. Dieci anni fa, quando con un collega ho scritto un libro che si chiamava 2030, La tempesta perfetta, come sopravvivere alla grande crisi, che Giovannini ieri ha avuto la bontà di citare, e per gli ambientalisti parlare di eh, adattamento... Era quasi una brutta parola, cioè bisognava concentrarsi soltanto sulla mitigazione. Adesso ho l'impressione che l'equilibrio purtroppo si è spostato: nel senso che ci si rende conto che comunque alcune conseguenze sono inevitabili e quindi eh, si parla molto di più anche di adattamento. Allora, prima di dare la parola ai partecipanti a questa tavola rotonda, eh, vi voglio presentare eh, un'intervista che ho fatto con Grammenos Mastrojeni che è un, un diplomatico italiano, che è diciamo, vice, vice segretario senior dell'Unione per il Mediterraneo, che è un'organizzazione di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che studiano anche le conseguenze del cambiamento climatico sul Mediterraneo. E nel momento in cui l'ho intervistato, lui era ancora a Sharm el-Sheikh e quindi ci dà un quadro molto fresco di quello che è successo a Sharm. Prego. Ambasciatore, buongiorno. Lei è ancora Sharm, il sheikh per la COP27, quindi dobbiamo necessariamente eh, partire da un suo consuntivo. Eh, il segretario generale dell'ONU, eh, Gutierrez, ha aperto la riunione dicendo che stiamo andando verso l'inferno climatico col piede sull'acceleratore. Eh, in questa riunione abbiamo tolto il, pie il, il piede, l'abbiamo messo sul freno, abbi non abbiamo fatto niente. Qual è il suo consentivo? Il negoziato climatico è complesso e molto tecnico. Citare l'una o l'altra decisione è del tutto incomprensibile al pubblico generale. Se la domanda è successo o insuccesso, io direi lavori in corso. Si prosegue a piccoli passi, ma la cosa importante è che il pubblico capisca cosa c'è dietro. Che, eh, perché poi alla fine la domanda è come mai su una cosa così importante si litiga da quasi 30 anni? Dietro ci sono due contrapposizioni che non sono state mai spiegate benissimo. La prima la possiamo definire una contrapposizione fra immediatisti e transizionisti. Cosa vuol dire? Gli immediatisti dicono siamo sull'orlo di una. Uh, come dire, eh, di un cambio di paradigma che ci porta ad una catastrofe insostenibile anche per l'umanità. Quindi, la cosa più logica da fare è eliminare tutte le cause del problema il più in fretta possibile. Quindi, soprattutto ogni tipo di fonte di emissione, i combustibili i fossili e via dicendo. I transizionisti dicono: Siamo pure d'accordo, ma se tu elimini tutto subito, mandi in shock alcuni settori, mandi a casa milioni di persone. Questo a sua volta provocherà una gigantesca destabilizzazione che alla fine eh, causerà emissioni ancora peggiori di quelle che si sono risparmiate. Il problema è che hanno ragione anche loro. La seconda contrapposizione è su chi paga il conto. E anche qui troviamo due schieramenti. Io potrei definirli i colpevolisti e gli efficientisti. I colpevolisti, che tendono giustamente ad essere i paesi in via di sviluppo, fanno un discorso semplice. Il problema l'avete causato tutto, i, tutto voi. Le conseguenze peggiori le stiamo vivendo noi. In più, ci chiedete anche di saltare delle tappe dello sviluppo che voi avete passato in maniera naturale, in cui avete inquinato a non finire, il conto lo dovete pagare voi. Gli efficientisti, invece, dicono. Smettiamo di guardare al passato perché è disfunzionale, invece guardiamo al futuro e per guardare al futuro la cosa migliore è che ognuno ci metta tutto quello che ha senza andare in situazione di shock. E in un certo senso hanno ragione anche loro, anche perché aggiungono se dobbiamo uh, sobbarcare sul mondo industrializzato tutto il prezzo della transizione globale e in più di quel capitolo che si chiama transizione giusta, cioè indennizzare o comunque trovare un'alternativa a tutti quelli che, che perderanno il posto di lavoro, i nostri sistemi andranno in tilt e quindi alla fine non avremo i soldi per pagare neanche quello che avremmo pagato in una prospettiva di transizione. Allora queste due contrapposizioni sono difficili da capire per il pubblico secondo il linguaggio della COP. Come si fa a spiegare che eh, la contrapposizione fra immediatisti e transizionisti eh, si cela dietro la scelta di una parola differente, c'è chi vuole il phase out, cioè mandiamo subito un segnale di stop a tutte le fonti fossili, c'è chi vuole il phase down, no, osserviamo una giusta gradualità che non mandi tutto quanto in shock. Questo è un problema che riguarda, ad esempio, il settore del gas. Da un lato si dice il gas è un fossile, siamo sulla soglia del tracollo, dobbiamo liberarcene il più presto possibile. Dall'altro lato qualcuno dice eh, "Ma intanto questa è una fase, anche per quanto sta succedendo in cui ne hanno bisogno i paesi del mondo industrializzato e senza il gas pagano delle conseguenze non soltanto le grandi imprese, ma anche le persone normali e il mondo in via di sviluppo dice "Noi abbiamo tanto gas, i proventi del gas ci aiutano a finanziare la transizione". Ecco, mi scusi se le interrompo, ma diciamo queste contrapposizioni le conoscevamo, eh, è vero, il, il, il grande pubblico non, non ce le ha chiare, però fondamentalmente esistevano anche prima della COP27. Che esatto. cosa si è spostato con la COP27? Si sono spostate poche cose, ma comunque fondamentali. Direi che il vero progresso che sta compiendo la COP non è tanto di essere andati avanti su questa decisione, perché si sono solo fatte... Ipotesi diverse nel ventaglio, nel menu di possibili. Eh, di possibili soluzioni ma quello che sta facendo la cop è integrare sempre di più i pezzi del puzzle noi siamo partiti da una dinamica cop che aveva in mente soltanto l'energia adesso siamo arrivati a una cop che evoca ad esempio l'ambiente salutare come un diritto fondamentale dell'uomo che inizia ad incorporare tutte le implicazioni di un certo tipo di nutrizione di un certo tipo di cibo che vede con maggiore attenzione qual è il ruolo delle tecnologie tradizionali dei popoli indigeni Sembrano dei progressi marginali, ma in realtà sono molto utili per avere un quadro completo della questione che non si può risolvere soltanto sul settore o eh, sull'altro. Ma quello che volevo dire è che. Sì, sì è, sembra poco, ma in realtà è molto. Ma la mia impressione, de, de, del tutto personale, è che questo dilemma che non si questi dilemmi che non si risolvono ormai da vent'anni, non saranno mm. risolti dalla COP, ma saranno risolti dall'economia reale. L'economia reale in questo momento è transizionista ed è efficientista cioè sembra essersi schierata su un lato però lo fa avendo ben chiaro che bisogna arrivare il più velocemente possibile ma senza causare shock ad una soluzione del problema intanto perché anche i grandi patron dell'economia hanno dei figli e si rendono conto di quello che può succedere ma anche e soprattutto perché c'è una gigantesca novità sullo scenario che la coppa ancora non ha del tutto metabolizzato ed è che l'impresa, la finanza ha scoperto che sostenibile conviene. Fino a poco tempo fa si negoziava sull'assunto che ogni azione per l'ambiente fosse un sacrificio per la competitività, qualcosa che comportava una rinuncia al nostro benessere, alla nostra espansione, al nostro stile di vita perché dobbiamo salvare il pianeta. Invece è chiarissimo oggi che una transizione sostenibile è una gigantesca opportunità di business e persino, lasciatemi usare questa parolaccia, ma nel senso buono, di crescita. Certo, la guerra, che cosa ha cambiato? Intanto ha cambiato i, i rapporti fra i paesi, ovviamente il, multilater il multilateralismo è più in discussione, è più difficile in questo momento, e poi ha avuto anche un impatto economico importante. Come ha cambiato il tutto il discorso sul clima? Io direi che la, la questione bisogna esaminarla a diversi livelli, cioè il più superficiale di tutti che è dire la quantità di emissioni di un conflitto è spaventosa. Poi c'è un secondo livello, posso ancora dire, di superficialità, che è dire noi siamo di fronte ad un'emergenza planetaria nel momento in cui tutti ci dobbiamo mettere d'accordo. Quindi, una gigantesca idea è quella di mettersi a fare la guerra proprio adesso. Ha un impatto devastante sulla coesione necessaria degli Stati per salvare il nostro futuro. Ma c'è un altro aspetto che invece è più profondo e che va compreso, e cioè che un'economia e una società uh, calibrate sulle potenzialità naturali del nostro pianeta sono strutturalmente delle economie più giuste e delle economie di pace. Lo stiamo scoprendo soltanto su un piccolo settore, che è quello delle rinnovabili. Fino a un po di tempo fa volevamo le rinnovabili perché eh, diminuiscono le emissioni di carbonio. Ci siamo accorti che fare affidamento alle risorse della natura è una forma di sovranità. Dove non c'è il sole c'è il vento, dove non c'è il sole il vento ci sono le maree. Uh, il pianeta Terra ha distribuito le sue risorse in maniera abbastanza equa, se quindi le nostre economie si settano invece che su creare dei grandi poli praticamente monoculturali, che sia di, che sia di manufatti, che sia di agricoltura, che sia di energia, che poi creano ricchi e poveri, iniziamo a settarci sulle potenzialità di ogni territorio, in realtà creiamo giustizia distributiva, che è la base della pace, e creiamo sovranità. Io spero proprio che la tragedia ucraina almeno serva a farci capire questo. Poi le implicazioni congiunturali sono tante, ma forse non abbiamo il tempo. Certo. Beh, infatti l'Economist dice che un silver lining della guerra potrebbe essere una maggiore spinta verso le rinnovabili, anche se oggi... Sì, L'importante è molto... che capiamo che non è solo le rinnovabili, questo discorso vale anche, ad esempio, alla produzione alimentare. Noi abbiamo creato un sistema che eh, produce calorie sufficienti a nutrire quasi 11 miliardi di persone, certo. che però attualmente eh, crea 2 miliardi di obesi cardiobatici e via dicendo, a fronte di quasi 900 milioni di persone che non hanno una sicurezza alimentare. Se risettassimo la produzione sulle potenzialità di ogni territorio, avremmo esattamente lo stesso effetto pacificatore e di giustizia che avremmo andando nelle rinnovabili. Lei è segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo, quindi ha una visione eh, sulla nostra area molto specifica e approfondita. Eh, quali sono gli impatti prevedibili? Perché mh, leggevo per esempio che mh, nel Mediterraneo eh, l'emergenza clima potrebbe essere molto più grave nei prossimi dieci anni di quanto non sarà in altre zone del pianeta. Oh, il Mediterraneo viene definito un hotspot, proprio per questa ragione per la prima volta a questa Coppa abbiamo portato un padiglione mediterraneo. Con due messaggi, uno è l'allerta, l'altro è la soluzione. L'allerta è che la nostra seconda zona uh, per velocità del riscaldamento, le acque del Mediterraneo sono quelle che si riscaldano più velocemente di tutte. Associate a queste misurazioni ci sono tutta una serie di previsioni che sono davvero impetanti. Ci impiegherei due giorni solo a fare la lista, ma ne cito due. 250 milioni di persone in scarsità idrica fra possibilmente 10-15 anni, un rapidissimo aumento del livello del mare fino a un metro entro la fine del secolo, ma ci sembra un orizzonte lontano, ma anche solo 20 centimetri entro 10-15 anni, che a visualizzarli non fanno paura perché di solito si pensa all'acqua che copre le terre e magari ci viene in mente una città fragile come Venezia, ma il problema non è questo, è dell'acqua salata che si insinua nelle terre costiere. I nostri antenati romani dicevano che se si voleva soggiogare qualcuno bisognava batterlo in guerra ma se non se ne voleva mai più sentire parlare bisognava spargere sale sui loro campi il 40% della produzione agricola della nostra area si svolge sulle coste ci sono dei punti di fragilità estrema in Italia abbiamo il Po, già lo sanno ma in Egitto hanno il Nilo 20 cm di aumento del mare significa salinizzare il delta del Nilo, vuol dire mandare in tilt la sicurezza di un paese che ha 120 milioni di abitanti anche così se ci limitassimo solo a considerare una collezione di impatti tenibili, non, non coglieremmo il problema. Il problema è che noi siamo quello che siamo a causa di un clima specialissimo. È la regione in cui è avvenuta la rivoluzione agricola, cioè il momento in cui l'umanità è passata da utente passivo a gestore dell'ecosistema. E abbiamo avuto un certo ruolo un po' particolare nella storia del mondo. Persino siamo diventati un continente senza esserlo. L'Europa non esiste, siamo solo la punta ovest dell'Asia perché abbiamo avuto questo clima specialissimo. Con quello che sta succedendo adesso, le ragioni che avevano determinato la nostra identità e i nostri interessi si stanno invertendo. Il Mediterraneo, che accumula calore da eh, meccanismo di stabilizzazione, di produttività, diventa invece un motore di caos, di imprevedibilità del clima, di fenomeni violenti. L'altro nostro pilastro di dolcezza e produttività era l'annuale la intrusione dell'anticiclone azzorre che oggi invece viene sgomitato fuori dagli anticiclani africani che spaccano in due l'Europa. Ma se siete d'accordo che il clima è la determinante della nostra identità, questo significa che ci sono tutta una serie di eh, spinte non percepite alla frammentazione dell'Europa. Lasciatemi fare un esempio. L'Europa è una storia di due riscaldamenti paralleli e divergenti. A nord c'è l'area che si riscalda più velocemente di tutte, che è l'Artico, con una serie enorme di problemi, ma anche con qualche promessa. Ad esempio, si potrebbero liberare delle rotte di navigazione prima mitiche: il passaggio a nord-est e il passaggio a nord-ovest. E noi siamo felici se i nostri amici del nord hanno almeno questa fortuna, solo che se si apre il passaggio a nord-est il canale di Suez non vale più niente. Il Mediterraneo, come mare di passaggio di più del 25% del traffico marittimo mondiale, non è, più, non è più quello. Allora, l'importante è che noi non poniamo questo come un'occasione di competizione perché sarebbe in assoluto la scelta più sbagliata. Ce ne rendiamo conto, integriamo tutto questo nelle policy, ma anche che capiamo che ci sono delle spinte all'unificazione che potrebbero farci dei grandi favori. Ancora un esempio concreto. Negli ultimi dieci anni, spontaneamente, senza l'intervento dei governi, i settori agricoli e forestali della sponda sud e nord del Mediterraneo si sono messi a collaborare di più. Per una ragione banalissima ed è che... Le specie, che in questo momento sono vitali e commerciabili sulla sponda sud saranno quelle che salveranno la nostra agricoltura e l'economia fra 10-15 anni. E, senta, lei si è occupato anche molto di immigrazioni. Allora, chiaramente l'impatto eh, di, di quello che sta avvenendo sul clima, eh, è molto forte sulle immigrazioni, ci sono previsioni di centinaia di milioni di persone che dovranno lasciare le loro terre nei prossimi decenni. E come si fa a gestire questo fenomeno? La domanda da un milione di dollari. Allora, allora cos'è questo fenomeno? Lasciatemi solo una nota: non si può parlare di migrazioni climatiche, non perché non ci siano gli spostamenti, ma perché non sono migrazioni. Noi tendiamo a pensare che quanto più si è poveri, tanto più si è propensi a migrare, ma non è vero, al di sotto di un certo livello di reddito si è intrappolati eh, dalla povertà, non si hanno nemmeno quei 20 centesimi per arrivare dal villaggio alla città. Si comincia a pensare di migrare solo al di sopra di un certo livello di reddito. Quello che sta succedendo oggi è che ci sono degli impatti climatici, ad esempio, delle siccità. Allora, chi ha il reddito sufficiente per concepire di migrare, ha anche il reddito sufficiente per resistere a una siccità. Chi non resiste invece chi non potrebbe migrare. Quindi diventa un movimento forzato e fa una differenza enorme perché il migrante, con quel sia pur minuscolo eh, residuo di libertà, Fa comunque la scelta di andare da qualche altra parte per migliorare la sua vita e può essere utile alla sua comunità di provenienza, al posto dove arriva, a se stesso, che invece si muove in condizioni di assoluta disperazione, diventa un ingranaggio del settore economico che corre in soccorso ai disperati più in fretta di tutti e che purtroppo non è né la Croce Rossa né la Caritas, ma è l'illegalità. Il disperato trova soccorso nei movimenti terroristici, nei, eh, nei traffici di droga e via dicendo, quindi diventa. Qualcosa di molto peggio per la migrazione. I numeri, diciamo che le proiezioni peggiori puntano a un miliardo e mezzo di persone. Ci sono tanti, tanti diciamo, fronti di origine che non vengono normalmente... A 2050? Eh? Un miliardo e mezzo a 2050? Eh? No, nessuno ha la sfera di cristallo per dire certo. al 2050 no. Però se noi sommiamo il potenziale migratorio dalle montagne, di cui si parla pochissimo, ma sono 900 milioni di persone, quello È dovuto all'innalzamento yeah. dei mari, non solo, anche da noi, eh, quello, eh, quello che riguarda le cosiddette drylands le aree secche, noi arriviamo a un potenziale di spostamento di un miliardo e mezzo di persone. Certo, speriamo che non succeda tutto assieme tutto subito, perché se no sarebbe ovviamente ingestibile. Però, il potenziale c'è, cioè, ce ne dobbiamo rendere conto. Ma la sua domanda era: i rimedi, darò una risposta che forse sembra indiretta, ma che credo sia fondamentale. Il rimedio è toglierci l'illusione che noi possiamo sostituire la natura che non funziona più con dei surrogati artificiali, tipo non ci sono più le api, allora non c'è problema, tanto facciamo dei piccoli droni impollinatori. Il rimedio è rivitalizzare il servizio della natura lì dove svolgeva un servizio essenziale ed è ancora possibile. Per metterla in maniera semplicissima, abbiamo bisogno d'acqua, invece di scavare un pozzo profondo 500 metri, proteggiamo la foresta che capta l'acqua. Quindi un discorso di, rinatur di rinaturalizzazione, cioè di, di esatto. approccio diverso nei confronti della natura. E questo penso che sia la, la grande scommessa del futuro. Ambasciatore, la ringrazio moltissimo. Mi spiace che non abbia potuto essere con noi in presenza, però mi sembra che... Mi piace abbia... moltissimo anche a me, perché lo dico senza piaggeria, io credo che l'ASVIS sia uno dei maggiori fattori di speranza del nostro Paese. La ringrazio molto. Noi ci impegniamo in questa direzione. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ecco, allora, ringraziamo l'ambasciatore Mastrojeni. <applause> Professoressa Pinardi, eh, io volevo riprendere uno dei temi toccati eh, da Mastrojeni e cioè quello del, del mare, del Mediterraneo, eh, delle conseguenze del cambiamento climatico eh, sul sistema anche del, dei mari e degli oceani. Ci può spiegare un po' quello che sta succedendo? Sì, grazie mille. Eh, dopo l'intervento dell'ambasciatore devo dire che è difficile arrivare a parlare di, eh, di dati scientifici, eccetera. Mi sono portata dietro a... Eh, questo grande diciamo, estratto delle nostre conoscenze che è l'IPCC Report che consiglio a tutti di eh, trovare con Google, lo potete trovare, IPCC, trovate esattamente queste informazioni. E, ormai, allora, il Mediterraneo, come ha detto l'ambasciatore, è un hotspot di crescita della temperatura. Quindi noi ci stiamo scaldando a un ritmo che è molto elevato anche rispetto ad altre parti dell'oceano che comunque si scaldano anche. E quindi la temperatura è un problema molto importante e in mare si accumula molto facilmente. E l'altro problema è la siccità, ovvero le precipitazioni che non avvengono più. Eh, sulla nostra parte dell'Europa ma si spostano verso nord. Quindi non è che l'acqua, perché l'acqua evapora dagli oceani, viene poi rimessa, riportata sulla terra tramite le precipitazioni. È un, è un ciclo un po' chiuso quello dell'acqua che ha varie scale temporali perché poi si chiude anche sottoterra, però eh, tramite le acque che stanno nel sottosuolo e che penetrano dopo essere cadute da, eh, dall'atmosfera, dall però questo, questo, questo cambiamento di cui parlava anche l'ambasciatore, eh, di, eh, di questo ciclo della precipitazione che ha fatto della nostra regione la culla della civiltà, eh, ha un impatto enorme ha un impatto enorme sul nostro modo di vivere, il nostro, il nostro futuro. Ehm, mi sono, ecco, passerei a parlare se queste due sono le cose principali e il mare è, una, ehm, è un immagazzinatore di calore eh, formidabile. Eh, perché un liquido non è un gas, il gas rilascia subito, il liquido accumula e allora, come conseguenza di questo riscaldamento, eh, c'è la crescita del livello. Perché un liquido quando si scalda si espande. L'espansione termica degli oceani, che contribuisce all'innalzamento del livello del mare, è un fenomeno da noi molto importante nel Mediterraneo. Il, ecco, volevo spostarmi un attimo eh, sulla questione di quali sono gli impatti di questi due grandi cambiamenti della temperatura nel mare e nell'atmosfera nella regione del Mediterraneo e ehm, della precipitazione. Eh, innanzitutto, il rischio numero uno crescita di patologie legate agli stress termici che diventeranno sempre più comuni. Ehm, quindi c'è chiaramente una grossa pressione a capire come la nostra struttura eh, sanitaria può eh, rispondere a questa possibilità come attrezzarci per avere eh, la giusta considerazione del cambiamento delle patologie dovute a stress di calore. Eh, Le estati saranno sempre più calde eh, e quindi eh, gli eventi diciamo, di malessere che sono legati a questa condizione aumenteranno con grande eh, sicurezza. È detto nel, eh, in questi rapporti. L'altro rischio è quello eh, dell'impatto sull'agricoltura della mancanza di acqua, quindi di eventi siccitosi che sono naturalmente eh, che hanno un impatto sul tipo di eh, coltivazione. Allora, l'ambasciatore già annunciava una tipica. Uh, un tipico uh, rimedio che la collaborazione tra le sponde nord e la sponda sud del Mediterraneo comincia a mettere a punto, ovvero le tecniche di coltivazione e le, diciamo, le, eh, gli elementi eh, da coltivare. Ehm, che si possono importare dalla, dalla costa sud verso la costa nord. Bisogna essere molto attenti, perché vuol dire cambiare la biodiversità eh, della costa nord del Mediterraneo rispetto a quella del, della costa sud, ma naturalmente i prodotti agricoli del sud sono più capaci di resistere ai venti siccitosi e alla siccità, perché da tempo sono stati soggetti a tale. Percorso. Quindi eh, questo è come si può risolvere un problema con lo scambio internazionale di eh, conoscenze scientifiche, di eh, modi organizzativi ehm, che è molto importante. Eh, la scienza ora. Più che mai deve diventare internazionale proprio per riuscire a valutare tutte le soluzioni che una volta si pensavano essere tipiche e mh, possibili solo in certe parti del mondo, e adesso devono essere parte delle nostre soluzioni. Quindi, eh, parliamo anche di un altro problema molto importante per la regione del Mediterraneo, che ha un suolo carsico si chiama, eh, dove cioè l'infiltrazione eh, da parte del, del mare eh, sul, eh, nelle falde acquifere è molto importante, eh, così anche come il tipo di eh, retenzione della precipitazione nella falda in un, eh, in un suolo. Come il nostro è diverso, eh, quindi il problema della salinizzazione e della scarsità di acqua potabile e anche della scarsità eh, di mh, acqua per eh, l'agricoltura. La, quindi, eh, attorno all'acqua nel Mediterraneo si giocano, eh, c'è il, il problema. e L'ultimo, che è quello a me più caro, che studio più da vicino, è l'innalzamento del livello del mare che porterà all'inondazione inondazioni costiere. E quindi, eh, le abbiamo avute questa settimana. Non so se avete avuto, siete stati eh, vicini agli eventi eh, in di inondazioni, di mareggiate che abbiamo avuto lungo la costa dell'Adriatico, ma non solo, ehm, e adesso ne parleremo di questo. Quindi ci stiamo attrezzando però. Devo dire che anche in Italia abbiamo esempi molto virtuosi di questo adattamento, parlerei, più che di mitigazione. Mitigazione certo. è una cosa che eh, diciamo, coinvolge altri eh, settori. Ci stiamo attrezzando perché sappiamo che il mare entrerà sulla te invaderà la terra, invaderà la terra. E um, quindi dobbiamo proteggere le nostre coste. Le abbiamo protette finora in una maniera che non funziona, ovvero con le famose barriere che tutti noi vediamo, sia lungo la costa Digure, Toscana soprattutto Emiliano Romagnola eh, dell'Adriatico. Queste non funzionano perché eh, sono eh, diciamo, non naturali, non sono, ehm, non sono capaci neanche di ehm, prevedere, di reagire alla previsione di innalzamento. Quindi non sono state pensate con questo concetto, perché 30 anni fa quando sono state fatte non sono. Abbiamo, quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una nuova Rimini, ad esempio, una nuova Rimini, dove il lungomare è stato trasformato in un'enorme duna accessibile al passeggio, le macchine sono state sottratte dal lungomare. E con questo innalzamento di più di un metro della linea di costa proteggeremo, senza distruggere la capacità di questa costa di, ehm, di avere eh, diciamo, turisti e di, ave di essere vivibile. Quindi la costruzione di dune, che sono state eliminate dall'urbanizzazione, ehm, è un uno dei rimedi, invece che essere, di farlo amare, il rimedio lo si fa a terra per combattere la cosa. Poi diciamo l'esempio cardine di tutto il nostro della nostra, della nostra azione virtuosa, cioè il Mose di Venezia, che ha difeso la scorsa, questa settimana Venezia da un ennesimo da un'ennesima invasione delle acque in tutte le parti della città. Ma non solo, forse non avrete notato, perché è ancora un dettaglio in più, che la Basilica di San Marco ha una sua difesa particolare. Cioè oltre al Mose è stata fatta una difesa adatta a San Marco, che purtroppo si allaga non quando il livello del mare raggiunge un metro e mezzo, ma si allaga a 90 centimetri. Vuol dire che è quasi sempre allagato durante l'inverno. Quindi per salvare un patrimonio culturale dell'umanità, come è, com è la Basilica di San Marco, siamo riusciti a rimettere in gioco una... Uh, progettazione che fu fatta nel passato, molto tempo fa, e uh, che, ripresa con materiali idonei, con uh, nuove tecniche, offre veramente la speranza di recuperare, di mantenere un patrimonio culturale di queste dimensioni. Quindi, vedete, il Mose. Ecco, l'unico problema del MOSE qual è stato? Che ci sono voluti 40 anni per fare il MOSE. Questo non ce lo possiamo permettere. Quindi, ehm, concluderei a questo punto direi con eh, un messaggio di grande speranza, con questi due esempi che ci dicono che è possibile reagire, adattarsi in maniera anche sostenibile e consona al nostro stile di vita, al nostro stile di vita, che però i tempi si devono ridurre, dobbiamo essere più efficienti, dobbiamo cercare di, adesso che sappiamo e che tutti non contestano, diciamo, appunto, eh, cercare di trovare le mille soluzioni eh, che abbiamo nel nostro basket e vederle come un'occasione di grande crescita. Grazie, tu avevi anche un breve filmato? Sì, avevo un filmato, è vero. Vi volevo far vedere cosa facciamo dagli scienziati, diciamo, per prepararci. Eh. Ecco, noi prepariamo dei mondi virtuali dove andiamo a controllare cosa fa l'oceano. Vedete, questo è tutto il nord Atlantico dove si vede, vedete come l'oceano è turbolento. Ci sono tanti vortici nel Mediterraneo anche e andiamo progressivamente a scale sempre più grandi, permesse dai grandi computer che abbiamo anche in Italia e ci permettono di vedere come le correnti cambiano, questi filamenti diciamo, che si muovono, sono le correnti turbolente del mare, non sono le onde, sono quello che sta sotto, ma quello che sta leggermente sotto le onde, cioè un metro, due sotto le onde. E vedete dove riusciamo ad arrivare? Riusciamo ad arrivare a Taranto, riusciamo ormai a vedere dove c'è pericolo, vedete il colore rosso e dove le correnti sono più forti. Quindi adesso noi sappiamo, ma non è sempre e solo lì, noi sappiamo se succede qualcosa dove andare. Vedete, questa è Taranto, queste sono le due entrate per i seni, i mari interni di Taranto. E questa tecnologia ci aiuterà a capire dove fare gli interventi. Servono grandi computer, serve la conoscenza del mare. Sempre più approfondita e eh, molte, più, molte osservazioni che ormai collezioniamo in tutte le parti del mondo. Grazie, Nadia, davvero affascinante. Applausi Professor Tilke, facciamo uno zoom sulla guerra e le sue conseguenze, sia sul piano energetico che l'implicazione di più a lungo termine, ci fa un quadro della situazione. È una domanda semplice, naturalmente, a cui darò risposte semplicissime. Purtroppo non è così. E chissà che questa guerra non sia anche parte di un lungo percorso che ha a che fare con la questione dei cambiamenti climatici, delle risorse naturali e così via. Dico questo perché l'inevitabilità del eh, cambio di passo eh, preso dalla comunità internazionale nel 2015 con eh, l'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi ha determinato che è essenziale rimanere in un ambito di temperatura che non arrivi oltre i due gradi rispetto alla al situazione pre-industriale, perché? Perché se no ci saranno delle conseguenze così gravi sul pianeta da rendere. La vita molto complicata, molto complicata in particolare per le future generazioni, per le giovani generazioni di oggi, che per fortuna oggi sono qua numerose nella maggioranza del pubblico. Quindi cercherò di rivolgermi particolarmente a voi perché eh, voi siete gli attori eh, che dovete eh, veramente andare in, eh, in prima persona perché ne va del vostro futuro. Il il mondo fino ad oggi, e su questo io devo dire che mi sono tornato un po' in imbarazzo su certe affermazioni di Mastroieni, perché non mi trovano completamente d'accordo. siamo qui cioè, per discutere, infatti. Cioè, il, il mondo non si può dividere facilmente in come ha fatto Mastroieni, che pure l'ha fatto con grande abilità e competenza, nel senso che. Dire che l'economia ha una certa direzione non è proprio vero. L'economia purtroppo oggi è molto, cioè ha una, ha una componente estremamente importante e forte che ne limita e ne condiziona l'evoluzione, che, che è rappresentata dai paesi produttori di. Uh, petrolio e gas e carbone da tutta l'industria che ne consegue che utilizza il petrolio, il gas e il carbone e che ci guadagna su questo. Questa è un'enorme massa e oltre a questo c'è un'enorme massa di denaro che gira su queste e che viene a condizionare il nostro futuro. Uh, però quello che ha detto anche Mastorini è che sta cambiando, quello che sta cambiando nel mondo è che oggi finalmente abbiamo delle tecnologie alternative di produzione di energia, in particolare solare, fotovoltaico e eh, il vento, che sono, talmente, sono diventate così eh, economicamente, eh, cioè hanno, hanno dei costi così bassi che sono addirittura... Più convenienti rispetto ai combustibili fossili. Quindi c'è una situazione oggi molto particolare e difficile, perché questo cambio economico mette in crisi i produttori di olio, di, di oil and gas, mette in crisi i grandi produttori di materie prime. E se guardate il, il, il panorama dei grandi produttori di materie prime, sono quasi tutti paesi che fanno solo quello. L'Arabia Saudita, il Venezuela, la Russia, no? Le loro economie sono essenzialmente basate sul vendere ad altri queste risorse energetiche, quindi a incamerare denaro sulla base di qualcosa che tirano fuori dal sottosuolo. E la situazione attuale li mette in crisi perché, perché domani molti paesi e in particolare l'Europa con il suo Green Deal in cui ha dato una traiettoria per tutti i paesi europei in cui al 2050 si dovrà arrivare con praticamente non consumare più combustibili fossili, non utilizzare più combustibili fossili se non in maniera estremamente residuale. E produrre tutta la nostra energia sulla base di fonti rinnovabili, cosa che è possibile e questo è un messaggio importante da, da, da passare, anche se complesso, un eh, messaggio importante da passare perché ci sono tanti che vengono a dire che questo non è possibile e fanno parte di quell'altra parte del mondo economico che vuole ancora continuare a, 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 ad andare avanti con il passato. Questa transizione tra passato e futuro è una transizione che chiaramente ha winners and losers, eh, vincenti e perdenti, ma, eh, e dovrà essere pilotata in qualche modo. Ma certamente eh, il rischio è che i perdenti potenziali si mettano di traverso per non far avvenire niente, per non far cambiare nulla. Ed è quello che sta facendo da da anni e anni l'Arabia Saudita in tutti i consessi internazionali. Io ho rappresentato l'Unione Europea per dieci anni all'IPCC dove ero il capodelegazione e le negoziazioni su tutti i rapporti dell'IPCC sono state eterne perché una serie di paesi capitanati dall'Arabia Saudita si opponevano con, con argomenti più, più incredibili anche a, a cambiare, a, a, a dire certe cose. Ora eh, la Russia che cosa, che cosa si è trovata? Si è trovata con un'Europa che ha posto una transizione anche abbastanza rapida eh, verso l'uscita dalle, dalle fonti fossili e cosa si trova? Con un sistema di, di tubi. Che portano gas da, dai giacimenti eh, che stanno al di qua degli Urali eh, del, della Russia e li portano in Europa, non li portano altrove. E quindi con la prospettiva che nel giro di un po' di anni questi loro introiti andrebbero a diventare zero. No? Quindi hanno cercato secondo me. Questo di fare... indipendentemente dalla guerra. Questo indipendentemente da... No, hanno cercato anche mm. con. Eh, la... e, e attenzione. Se uno, uno dice, vabbè, potrebbe venderli da un'altra parte, però non si portano così lontano, cioè per, per, per fare questo ci vogliono grandissimi investimenti. Tra l'altro, se uno chiude un rubinetto di, una, di un pozzo di gas, eh, il pozzo di gas si ferma e prima di rimetterlo in funzione ci vuole vale molto tempo e molti investimenti. Quindi com, storie molto complesse, eh, ma. Uh, io credo che ci sia questo, uh, an questo andamento della politica europea verso una politica climatica attiva uh, per portare indipendenza energetica anche in, in Europa, è stato uno dei fattori uh, importanti. Dopodiché il, uh, la preparazione della guerra è stata lunga perché, perché guardate, uh, la Russia aveva... Con Gazprom, che è il suo braccio operativo, no? addirittura possedeva i depositi di gas in Europa. Cioè, e l'inizio del, del problema del gas dell'anno scorso è stato determinato dal fatto che questi depositi erano mezzo vuoti. Era, era la Russia che non riempiva questi, questi depositi. Per far salire il prezzo, per creare una situazione di tensione e oltretutto approfittando di una serie molto complessa di fatti che sono avvenuti in, in concomitanza. In Francia i reattori nucleari, molti reattori nucleari, sono stati messi in manutenzione per dei problemi tecnici. Eh, in, ehm, nel mare del nord c'è stato un, un inverno passato con poco vento eh, e quindi poco. Po poca produzione o meno produzione di energia eolica del, del, certo. di quello che si pre prevedeva in Olanda dove c'è un grande, dove una, grandi giacimenti di gas questo, il giacimento di Gröningen è stato chiuso perché mh, dato che funziona anche da stoccaggio e quindi ha una pressione che viene fatta variare questa varia variazione di pressione ha creato dei terremoti e ha creato dei danni e e il, il governo olandese ha messo un fermo a questo a tutte queste che cose il qua Ma come sono... che abbiamo anche noi, se riprendiamo le, le, le perforazioni in, in Adriatico, no? Sì, il... eh, anche se è un po' diverso. La, la, la questione delle perforazioni è diverso, italiane, è, è un'altra di, di quelle vicende su cui ci sono delle enormi panzane che vengono dette. Eh, la stima delle. delle sì. Dei, 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 dei depositi italiani ancora esistenti è una stima molto bassa cioè ci sono ancora 70 miliardi di metri cubi qualcosa del genere estraibili ma molti dei quali sono vicini alla costa vicini a venezia vicini alla costa adriatica che è una costa che si abbassa se io tiro fuori gas la, la costa si abbassa per riuscire a far sì che non, va, non succeda questo io devo iniettare acqua dentro ai pozzi per, per mantenere la pressione stabile e questo costa molto di più che non far venire fuori il gas direttamente dal sottosuolo. Eh, comunque questa è una digressione. Scusa. Il, eh, no, ma volevo dire che eh, ci sono state eh, queste evoluzioni. Dopodiché è successa l'invasione eh, e, e questo ha creato chiaramente una fiammata anche nei... Nei prezzi del gas, ma attenzione, l'affiammata e l'andamento del prezzo del gas negli ultimi tempi è un qualcosa che bisogna, bisogna anche parlare chiaramente e dire quali sono le, le verità. Perché abbiamo sentito da parte di molti politici indicare cose tipo dobbiamo combattere la speculazione che porta a, che ci fa pagare un prezzo del gas. Esagerato. Allora la speculazione sicuramente in tutti i mercati, in tutti i, tutte le borse del mondo ci sono anche speculatori che lavorano con la finanza e cercano di guadagnare, ma in situazioni di prezzi estremamente instabili e volatili gli speculatori scappano o falliscono. E quello che è successo negli ultimi mesi è che di speculatori sul mercato del gas ce ne sono stati molto pochi eh, o quasi nessuno. Ma chi c'era sul mercato del gas? C'erano le grandi compagnie, l'ENI, l'EDF, so, tutte le compagnie grandi europee che compravano gas a qualsiasi prezzo per riempire gli stoccaggi per paura di un inverno dove la Russia non avrebbe più consegnato niente. Quindi naturalmente i mercati come funzionano? Che se c'è disponibilità il prezzo è basso, se tutti chiedono la disponibilità non c'è più il prezzo sale e quindi la salita dei prezzi è stata determinata dagli acquisti a mani basse eh, fatti da noi. Ecco, questo diciamo, ci siamo causati noi l'aumento dei prezzi in quel certo. modo, poi dovuto alle cause che quindi eh, bisogna avere mente lucida per guardare quello che è successo certo. e avere mente lucida per vedere quello che succederà in futuro perché eh, quello che sta succedendo e ritorno ancora a questa grande divisione che io vedo tra un mondo economico che vuole mantenere i i fossili e un mondo anche economico che vuole dire ma passiamo oltre eh, e andiamo eh, verso il nuovo, eh, verso il futuro. <ride> ma questa tendenza a bloccare il futuro cosa comporta? Che adesso per esempio per riuscire a, 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 non, ehm, a non creare delle mancanze di gas, grandi investimenti su rigassificatori, eccetera. Attenzione. Se io faccio un rigassificatore, investo miliardi di euro e poi questi devono ritornare o se no li pagano tutti i consumatori nelle bollette comunque. Quindi cosa vuol dire? Un, quello che si chiama lock-in, un, un, diciamo un, mi porto avanti per molti anni la, 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 il rischio di dover utilizzare quelle strutture perché se no mi trovo con degli investimenti che eh, diventano morti no? e non danno più reddito e quindi diventano un costo per la collettività. Quindi allunghi il ruolo del gas co co come eh, com Allunghi di, di, il ruolo del gas che dovrebbe essere un ruolo molto limitato nella transizione perché tutti i modellisti hanno capito questo e ci sono anche delle nuove ricerche che mettono in evidenza cose molto di questo tipo, La, una transizione eh, veloce è molto più consigliabile da un punto di vista economico. È un, complicata perché crea dei problemi di, magari, di, di, eh, però deve essere Naturalmente gestita con un forte intervento nei confronti dei, di quelli che possono avere delle conseguenze negative. Claro. In, poi in Italia parlare di questo è difficile perché purtroppo c'è un problema culturale anche. Siamo un paese a fortissimo debito pubblico e a bassissimo debito privato. Che cosa vuol dire? Che noi, e eh, come si, si trasforma poi questo nella politica? Che abbiamo una politica, e l'avete visto anche negli ultimi anni in particolare, che cerca di conquistare voti eh, sulla base di offrire dei bonus, degli eh, del, incentivi de, e così via di tipo economico verso le famiglie. Ora. In questa transizione ci sarebbe un'enorme possibilità di fare veramente del cosiddetto debito buono. No? Per esempio investire per cambiare un impianto di casa dal, da una caldaia a gas e passare a una pompa di calore è sicuramente un vantaggio energetico molto forte perché vuol dire eh, guadagnare tre volte in efficienza. Sono io che faccio il rumore, no, penso di no. Allora, il, questo, questo naturalmente cosa vuol dire? Che una pompa di calore costa molto di più di una caldaia, ma e allora il, la famiglia dice: no, no, io compro la caldaia che costa meno. Beh, però nessuno gli dice che in dieci anni utilizzando la pompa di calore guadagno il 50% yeah. diciamo, in, di quello che spenderei in gas perché spenderei molto meno in energia elettrica. Allora, eh, lo stesso discorso è per cambiare un'auto e passare a un'auto elettrica, per esempio. Già oggi un'auto elettrica costa, in, se uno la usa frequentemente, se uno ne ha bisogno per lavoro, gli costa meno un'auto elettrica che non quella. Però, a comperarla costa il 30% in più. Allora, poter dare semplicemente della possibilità di fare credito, credito bancario alle, alle famiglie con eh, dei finanziamenti per agevolare questo credito e facilitarlo, questo permetterebbe di fare investimenti che permettono di passare verso il futuro. Uscire dalle emissioni di, di combustibili fossili, ma, eh, ma naturalmente questo viene contrastato da una, eh, una politica che invece cosa fa? Da bonus verso, ancora verso i combustibili fossili. Insomma, questo è un po' un quadro. Ma... Grazie, Andrea. Penso che volevo riservare un po' di tempo anche per, per Tony. Sicuramente. Scusa a te. Grazie, Grazie mille, sono stato un po' lungo. Toni, ci sei? Eccoti qua. Allora, eh, senti, io volevo soprattutto che tu rispondessi a una domanda. L il nost la nostra Presidente del Consiglio, eh, Giorgia Meloni, è andata a Sharm El Sheikh e ha confermato l'impegno alla decarbonizzazione al 55% entro il 2030. Però questo comporta un grossissimo impegno verso le rinnovabili, mentre invece in questo momento si sta, come diceva anche Tilke, si sta allungando eh, l'investimento, il, il ruolo del gas. Che cosa bisogna fare per, per raggiungere veramente questo obiettivo? Non, non dico cosa sta facendo il governo, perché è troppo presto per giudicarlo, ma che cosa si dovrebbe fare? Dunque, io dato... Intanto mi scuso per non essere presente di persona, saluto tutte le persone che sono intervenute a questa bellissima occasione. e Vorrei partire intanto dicendo che le cose che ha detto Andrea vanno in grandissima parte sottolineate, e in particolare una che non viene molto discussa. Nel, nel, nel nostro vivere quotidiano di giornali, di, di, di televisione, eccetera, che è il fatto che eh, lui pensa, e io anche con lui, che fondamentalmente nella questione della guerra eh, di invasione all'Ucraina ci sia un tentativo eh, un po' estremo di fermare il Green Deal europeo. Che avrebbe portato l'economia ai margini, l'economia russa, intendo dire. E, la cosa appare un po' paradossale, perché poi alla fine ci si stanno mettendo per conto loro. E, ah. e, fondamentalmente, e, un risultato, però, sembra che lo stiano ottenendo per venire alla questione delle politiche italiane e del nostro, della nostra nuova Presidente del Consiglio cioè lì la, la questione eh, del cambio di governo non è eh, priva di di importanza per le prospettive che abbiamo esaminato a lungo negli interventi precedenti che sono poi quelle di cui si è discusso a Sharm el Sheikh magari poi su alcuni aspetti eh, volevo fare delle precisazioni perché eh, è piuttosto importante farle, però magari ne parliamo dopo, Donato. Adesso vediamo la questione del gas e delle energie rinnovabili. La sensazione è che il nostro governo sia andato fondamentalmente, la nostra Presidente, sia andata fondamentalmente in giro a cercare del gas, a cercarlo un po' dappertutto, a chiederlo ai, agli Stati Uniti, a chiederlo ai paesi africani. Questa questione della richiesta di gas ai paesi africani è venuta fuori in tutta evidenza proprio nella conferenza COP27 di Sharm el-Sheikh, perché hanno preso la parola per dire che non riuscivano a capire come le economie dei paesi occidentali, e in particolare hanno fatto riferimento all'Italia e alla Germania, andassero in giro per l'Africa a cercare di comprare gas e, ehm, nel momento stesso in cui il programma eh, dell'Europa è quello di sviluppare, di far sviluppare, di essere all'avanguardia dello sviluppo del mondo intero della, delle prospettive di decarbonizzazione. Eh, è una contraddizione piuttosto evidente che ehm, lascia trasparire quella che può essere la risposta alla domanda che faceva Donato Speroni prima, cioè noi non sappiamo, né mai sapremo che cosa si sono detti negli incontri bilaterali il governo italiano e gli altri governi, non lo sapremo. Ehm, però mh, a, mentre al, al G20 avvenivano gran parte di questi incontri, e, a, in Egitto, a Charm, eh, l'Africa prendeva la parola su tante cose e su questa in particolare, mettendo in evidenza che a Charme si sono contati molte centinaia di eh, uomini d'affari eh, di quel tipo che diceva Andrea Tilke prima, cioè dire di gente che vende gas, petrolio, carbone, eccetera, eccetera, che eh, erano alla COP27 per portare avanti i loro affari. E, eh, questa è una delle questioni che che voleva sottolineare su, sul ruolo delle coppe, poi magari se posso ne, ne, ne riparliamo. Però fondamentalmente eh, sembrerebbe di capire, così la, la risposta può avere un minimo di coerenza per quello che è possibile, che eh, non ci sia tutta questa grande convinzione eh, nell'andare eh, verso gli obiettivi del Green Deal europeo perché un conto è andare nelle conferenze internazionali a dire sì faremo quello che, che ci chiedete stanno, avendo cura di stare sempre qualche centimetro indietro rispetto, rispetto alle proposte più avanzate altro conto è eh, disporre la propria economia, la propria politica i propri messaggi verso il cambiamento che è un cambiamento che non stiamo vedendo in questi anni questa è la cosa in questi anni non eh, nessuno, va bene è molto tempo che, che le, le energie rinnovabili non si fa che parlarne, ma, ma che non si costruiscono, non si montano, non si implementano. Questa è una delle cose più gravi che, che sta a, alle quali occorre porre il rimedio. Se vogliamo che il nostro paese non solo vada nella direzione del Green Deal, ma l'Europa poi è una, una piccola percentuale del, del movimento internazionale. Appunto, quindi, quindi va bene. Allora, io... Ringrazio i partecipanti e concludo dicendo una cosa che può essere di vostro interesse. Allora, nell'ambito dell'Asvis, io in particolare sono responsabile di un sito che si chiama futuranetwork.eu. Quindi, tutte le informazioni che riguardano l'agenda 2030, eh, le nostre attività, le trovate su un sito che si chiama asvis.it. Eh, però, invece, Futura Network è guarda il futuro più a lungo termine, cioè oltre l'agenda 2030, eh, quali sono le grandi scelte che dobbiamo fare oggi per determinare un futuro sostenibile? Ed è un sito che ha due caratteristiche: uno che tutto il suo materiale può essere riutilizzato. Quindi se volete prendere degli articoli che noi pubblichiamo, per esempio ogni settimana scegliamo un tema e lo approfondiamo eh, per, per esempio eh, questa settimana eh, tratteremo il tema, il tema delle foreste col, con i diversi punti di vista sulla deforestazione, con eh, questo cambiamento di politica in Brasile che è molto importante e così via. E quindi tutto il materiale che noi pubblichiamo può essere ripubblicato. La seconda caratteristica è che è un sito aperto, quindi abbiamo anche, eh, pubblichiamo i contributi che riceviamo, abbiamo anche dei blog fatti da giovani, quindi se un gruppo di voi si vuole unire e organizzare un blog in cui si parla di futuro, eh, noi ben volentieri lo, lo ospitiamo perché, ripeto, è un sito di discussione, è un sito aperto e quindi siete tutti invitati a collaborare. Grazie, grazie a tutti i partecipanti.